inizio a spiegare questo santo qui, che è Salvatore di Padova. Sì. Praticamente questa è una struttura lignea che risale al XVII secolo, di autore ignoto, non si sa l'autore, e tutti gli altari che vedete qui sono tutti in legno, dipinti con foglia oro zecchino. Quindi questo santo, diciamo, è riconoscibile dal giglio e dal bambinello, perché oltre a lui è San Giuseppe, diciamo che non c'è più nessuno che ha il bambino di mare. Ok, quindi è soltanto sì. Questo qui invece è San Pasquale Bayon perché è originario di Pasquale spagnolo. È identificabile, riconoscibile dal racconto in cui praticamente teneva l'ostia. Quindi, sì, perché è devoto appunto all'ostia sacra. E viene anche riportata nell'altare, che è dipinto appunto con dei fiori, con una decorazione floreale che è simile a quella che c'è, perché io non so se è di Palma, nella porta della chiesa madre. È praticamente scolpita. Poi anche questa statua è lignea. Sì. Fanno parte di un ordine carmelitano. Carmelitano perché? Adesso vi spiego. Che questa è appunto la Madonna del Carmelo. Sì. Questa no, è la Madonna. Ah, bene, allora ne sappiamo. Sì, certo, certo. Quindi, che succede? Qua viene raffigurato che nel 16 luglio, che è appunto il giorno in cui viene festeggiata la Madonna del Carmelo, anche qui a Palma, sì. Sì. C'è appunto l'apparizione di San Simone Stock, sì, che diede alla Madonna appunto questo scapolare, dal latino scapola, spalla, quindi, sì, la quale diede appunto disse delle cose a San Simone e disse anche che il sabato dopo la sua morte sarebbe, diciamo, andato direttamente in paradiso passando appunto il purgatorio. Quindi sì, espiando le sue colpe, se magari... Chi non vorrebbe quello scapolare? Chi non lo vorrebbe quello scapolare? Io ce l'ho. Vabbè. E cerco di quello. Quello. No, vabbè. Quello. Lo è la Madonna. Cioè. Quello. Allora non sono caratico. Ma speriamo, non è che va bene, l'impegno c'è, però bisogna essere perseveranti fino alla fine. Sì, la nicchia è tutto in legno e come possiamo ben notare c'è praticamente questo scorrimento, questo pannello a scorrimento, sì. Che è tipico delle chiese, anche della chiesa madre, in cui prima c'era un pannello di legno che andava a coprire, come anche nell'altra nicchia, sì, andava a coprire tutto quello che veniva, che c'era dietro, quindi anche la statua, non si vedeva prima. Quello invece in alto è il simbolo dell'ordine carmelitano, come la croce delle stelle e la spada che trafigge appunto il simbolo. L'altare è in legno, dipinto appunto con queste colorazioni. Dipinto? Sì. Da questa parte invece abbiamo, oltre all'altare anche in legno, perché c'è la fine in legno, abbiamo la raffigurazione di questi sono i primissimi, diciamo, dell'ordine carmelitano, che sono Sant'Elia, San Biagio, San Biagio alla nostra destra e Santo Stefano alla nostra sinistra. Ora spiegherò brevemente perché vengono raffigurati così. Allora, Sant'Elia viene raffigurato con questo spadino, perché durante una battaglia tra cristiani e profeti pagani, Sant'Elia fece incendiare un ramoscello verde bagnato di legno. Succede comunque se dovessimo farlo, proprio per dimostrare la potenza di Dio in questo termine. Santo San Biagio invece è vestito così perché praticamente era un vescovo, quindi ha queste veste vescovine ed è un martire. Sia San Biagio che tant'è vero che vengono raffigurati con ai piedi gli oggetti da martirio. Questo pettine con i chiodi con cui appunto venne martirizzato e questi sassi con cui venne lapidato Santo Stefano, che è un protomartire, ossia il primo martire nella storia dei martiri ad essere martirizzato. Il pavimento è originale, ciò che vediamo è originale, risale al 1637.
43 anni di vivazione della chiesa. Sì, per opera appunto di Tomasi, della famiglia Tomasi, da parte di un mastro che era Vito Rizzo di Licata. Questo è l'altare maggiore. Abbiamo queste decorazioni che sembrano marmore, cioè sembra marmo a guardarlo, invece non è proprio così, perché questo è vetro decorato al contrario, ovvero la parte meno nobile del vetro viene dipinta per poi avere questo effetto ottico di lucentezza, perché questa appunto è la parte del davanti del vetro. Al contrario? Sì, viene dipinto al contrario. Sì, esatto. No, perché era una tecnica che veniva usata appunto in quell'epoca, nel 1600. Tutto è in legno e questa struttura che appunto vediamo sembra come se fosse un monumento. Questo monumento è similmente il monastero delle Benedettine che abbiamo qui a Panza. Non so se voi siete appunto. Il dipinto invece sopra raffigura la Santissima Trinità in stile canonico, ovvero Padre, Figlio e Spirito Santo, lo Spirito Santo è proprio bene raffigurato dalla colomba, e alla nostra destra vi è Sant'Angelo. Sant'Angelo che è appunto il patrono licatese, non perché era di Licata come molti pensano, bensì si trovava a Licata quando morì, perché era uno dei gemelli di padre e madre ebrea, erano ebrei. Questo santo si trovava a Licata quando praticamente cercava di convincere una signora a lasciare il convivente perché era una fratella e quindi non, per il diritto canonico ciò non poteva avvenire. Che dire, appunto, viene raffigurato con uno spadino perché appunto fu trapinto dallo spadino che questo nobile gli sferrò nella chiesa dove tutto resse morto, quindi morì, Sant'Angelo morì nella chiesa di Licata dove tutto resse morto. La cornice è in legno con dei richiami appunto d'oro in foglia d'oro zecchino ed è appunto coperta da accompagnata da queste colonne con capitelli stile corinzio. Questo quadro invece è stato ritrovato qui in questa chiesa ed è stato restaurato. Ciò che si evince appunto da questo quadro è l'emblema della Madonna che dà la croce al bambinello e significa appunto che da lì a breve si sarebbe avverata la profezia, quella che è la morte, passione e resurrezione appunto di Gesù. L'autore di tutto ciò è ignoto, però tutto risale intorno al XVIII secolo, quindi non si sa appunto. Scusa, chi è. Lo spadino di Sant'Angelo di cui parlavi è quello che hai in mano? No, che sembra è trafitto. Eccolo, infatti. Viene raffigurato anche con perché la palma. Perché non lo vedevo questa cosa in mano. Ah, ok. Sì, esatto. Ma dov'è tutto? Poi. Che abbiamo qui è praticamente raffigura la Madonna con un bambino, il bambino da scappare ad un santo che non si sa se è San Bartolo o San Simone. L'unica cosa certa è che Sant'Angelo è comunque quello raffigurato alla nostra destra e quello dietro a questo santo, di cui non si sa, è Sant'Elia, perché viene raffigurato sempre con questa fiamma, con questa fiamma.